Lugare scetet se nove. Lugare scetet se nove quando si scucciate. Fammi dormire, saltiti. Vi tocca a te. Che è? Perché sta schifezza? Però... Questa mattina ti portavo la cioccolata. Quando io avevo la tua età, accompagnavo mio padre che andava al lavoro. Mi baciavo le mani perché allora c'era rispetto per i genitori. Poi lui andava a lavorare e io me ne tornavo a letto in mattina. Tu puoi fare sto presente, una casa inguaiata, la narga se ne vanno, almeno venisse buono. Ovvero, almeno venisse buono. Viene buono, viene buono, che ne sai tu? Viene buono, non ti preoccupare che viene bene. Voglio la zuppa e latte, mamma, la zuppa e latte. Ma te la preparo io, la zuppa e latte. Ma guarda, se ne porta la zuppa e latte, l'indoletto, ma venga la coppa a bacia tutta. No, Lugare! Ti piace un presepe, eh? No. Ma posso sapere che cosa gli hai detto? L'ho cacciato di casa. Perché avete litigato? Questo è un altro capolavoro tuo. Ho deciso che faccio prima Natale e poi me ne vado. Sì, non era per me, don Raffaele, sapete quante volte sta casa forse aiuto sotto il rocco? Voi avrebbe dovuto nascere mascolo. Daniele, sì. Bravo. Ma di 100 anni assieme a papà, a Ninuccio, a Nicolino, a me e 65 anni a zio Pasqualino. Complimenti, Se pare che mi sfondi. Ma perché non da basta? Ma mi basta, lo devi mettere 100 anni. Ma che ha fatto 100 anni? Tu ti annoi. Auguri e buon Natale. E tanti auguri anche a voi. E tu non lo sapevo niente. Tu metti 100 anni pure a lui, ma... che il Padre Eterno poi sa quello che deve fare. Mo aspetto prima quello che dice il dottore e poi me ne vado. Non mi indossi, vai. L'uomo in Luca Cupiello non c'è. E i bambini? Aveva vissuto già troppo. Ah. Eccola qua. Ti piace un presepio? No. Qua sta la 5 lire. E lo sapevo.